distrutto. Sì, questa era la pila del ponte che ora è stata demolita, la pila del ponte che ha avuto il primo impatto e poi si è trascinata il resto del palcato per liberare l'ampio del problema. Per evitare il... Sì, essendo il governo che ha avuto gli effetti personali e abitazioni e si stanno ora... si stanno facendo di corso che appunto dovrebbe essere un furgoncino Buonasera da Speciale News Web 24. Nella copertina che avete visto in apertura del telegiornale, il capo dello Stato Mattarella che si è recato sul luogo del tragico crollo del ponte Morandi a Genova martedì scorso, nello quale, lo ricordiamo, hanno perso la vita 42 vittime. L'ultima è stata recuperata ed identificata questa mattina. Dunque, oggi c'è stato il lutto nazionale per queste vittime di una tragedia assurda quanto inespiegabile. I funerali solenni si sono svolti presso l'ente fiera del capoluogo ligure e officiati dall'arcivescovo Monsignor Bagnasco. Il crollo del ponte, ha detto, ha provocato uno squarcio nel cuore di questa città. La ferita è profonda e parte innanzitutto dallo sconfinato dolore per coloro che hanno perso la vita e per i dispersi e per i loro familiari, i molti sfollati, innumerevoli i segni di sgomento e di vicinanza giunti non solo dall'Italia ma anche da altre parti del mondo. L'arcivescovo Bagnasco ha ringraziato i vigili del fuoco che si sono prodigati e si stanno ancora prodigando per rimuovere le macerie. È partito un lungo applauso della folla presente all'ente fiera e chi l'ha seguita sui maxi schermi. Come si diceva, il capo dello Stato era presente ai funerali solenni con il premier Conte e tutto il governo, che poi ha avuto una riunione straordinaria nel primo pomeriggio per limare anche alcune situazioni nel precedente consiglio comunale, del precedente consiglio dei ministri, scusate, nel quale sostanzialmente hanno messo come primo atto la revoca dell'autorizzazione ad Autostrade per l'Italia, che proprio oggi ha tenuto una conferenza stampa di cui poi vi daremo gli sviluppi domani mattina. Intanto però andiamo a sentire che cosa ha detto al termine della cerimonia solenne il presidente della Repubblica Mattarella. Sentiamo. Non c'è dubbio. Come si è visto nel corso di altri funerali, questi sono momenti di dolore condiviso da tutta l'Italia, che è unita in questo stato d'animo. E le parole vanno spesse in questa direzione, perché il Paese unito rende anche più forte e più efficace la severità per l'accertamento delle responsabilità, che vanno perseguite con rigore. Genova è stata colpita. Tutti i genovesi e tutti coloro che sono recati a Genova in questi anni sono passati su quel ponte. Anch'io l'ho percorso tante volte, anche di recente. È una tragedia che ha coinvolto tanti, tutto il nostro paese. È una tragedia inaccettabile. Anche per questo vi sono tre impegni che vanno adesso onorati.
quello di vicinanza ai familiari di chi ha perso la vita, ai feriti, alle famiglie che hanno dovuto lasciare le abitazioni perché è in pericolo, l'impegno di un accertamento rigoroso e sollecito delle responsabilità. Dunque, avete sentito le parole del capo dello Stato Mattarella che ha chiesto sostanzialmente che vengano fatte tre cose: innanzitutto l'accertamento rigoroso delle responsabilità per il disastro, ma anche di mantenere viva la vicinanza alle famiglie delle vittime, ma anche dei dispersi. Intanto, come sapete, sulle fronte delle indagini, il procuratore della Repubblica Ligure Cozzi ha detto che non si è trattata di fatalità, ma di errore umano. Sono stati acquisiti diversi documenti da parte dei carabinieri e della Guardia di Finanza che stanno collaborando attivamente alle indagini. Si cerca dunque di capire come andranno le cose. Alla cerimonia era presente anche il presidente della Camera, Fico, ha detto a nome dello Stato: chiedo scusa per quello che può non aver fatto negli ultimi anni. Sono sempre una parola importante, anche se non è mia colpa oggi. Ricordiamo che, l'abbiamo già detto anche in precedenza, il Consiglio dei Ministri ha mandato una lettera per quanto riguarda la revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia, e la stessa Autostrade per l'Italia oggi ha tenuto una conferenza stampa e naturalmente poi i dettagli ve li forniremo nel corso delle prossime edizioni del telegiornale. Chiudiamo, questa ampia pagina che per tutta la settimana ha tenuto banco, ma ovviamente è chiaro che non la perderemo di vista. Occupiamoci di calcio, perché è cominciato, sia pure con la sofferenza del lutto nazionale, il campionato di calcio di Serie A, mentre andiamo in onda e in corso il secondo tempo della partita tra Chievo e Juventus, ovviamente con i bianconeri avanti, in vantaggio sui clivensi. La gara si gioca al Bentegodi di Verona stasera, attesa per la sfida dell'Olimpico invece tra Lazio e Napoli, con il ritorno di Carlo Ancelotti e il debutto come allenatore dei partenopei, mentre Simone Inzaghi sulle ponte biancoceleste spera di ottenere un buon risultato. Poi domani il resto del programma, che prevede alle 18 Torino-Roma, poi le altre gare tutte alle 20:30 con Bologna-Spal, Empoli-Cagliari, Parma-Udinese, Sassuolo-Inter-Atalanta-Frosinone, Sampdoria-Fiorentina, anzi scusate, Atalanta-Frosinone. Per quanto riguarda invece le sfide tra Sampdoria, Fiorentina e Milan-Genoa, che sono state ovviamente per lutto, la Lega ha deciso queste date: per Sampdoria Fiorentina la partita sarà recuperata il 19 settembre, mentre per quanto riguarda Milan Genoa invece il 31 ottobre. È tutto per questa edizione serale di Speciale News Web 24. Il nostro telegiornale torna come sempre domani mattina alle 9. Grazie per l'ascolto.